mister, buon pomeriggio. La prima domanda gliela faccio sotto l'aspetto tattico, diciamo così. Lucarelli è rimasto sorpreso dall'assenza di Di Paolo e dalla presenza dai primi minuti di Federico da titolare. L'ha studiata nelle ultime ore oppure era già qualche giorno che preventivava questa scelta? Era una scelta che avevo pensato in questi giorni, ed ero convinto, sono convinto che secondo me era la scelta migliore, perché mi aspettavo il secondo tempo un altro tipo di partita. E io pensavo, ho ragionato che sarebbe stata poca profondità il primo tempo, d'altronde è successo quello. La profondità l'abbiamo cercata solamente sui braccetti, quindi alle spalle del quinto, però l'abbiamo fatto troppe poche volte, non siamo stati continui, la partita l'avevamo preparata in quel modo là. E quindi dopo, giustamente, dopo l'1-0 la partita si è complicata notevolmente. Mi serve qualche pallone in più da buttare nel cuore dell'area di rigore, anche snaturandosi un po', ma forse c'era bisogno anche di questo per cercare delle mischie, delle seconde palle dove poi intervenire. Sì, ma sicuramente dopo l'1-0 la squadra si è disorganizzata al punto giusto di cercare queste situazioni qua. Infatti pallone in aria sono arrivati tanti, mi ricordo una ottima parata del portiere loro su un colpo di testa di Paolo, tanti cross sbagliati, tanti cross sul secondo palo dove non era quello che avevamo lavorato. Comunque il resto sono sorpreso. Tanto come amareggiato, perché io non posso fare altro che assumere la responsabilità, perché la squadra non ha assolutamente proposto il calcio a cui noi credevamo fino a una settimana fa, non l'ho mai proposta, non ho mai riconosciuto. E quando una squadra va in difficoltà in modo così importante per tanti minuti, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Io non parlerò mai dei miei calciatori, quindi la responsabilità me la assumo io, sono il primo responsabile, quindi credo che sia andata così. Mister, la prossima gara, quella con l'Avezzano, è per stabilire chi sarà la seconda della classe oppure nutre ancora delle speranze? Io, finché il campionato non sia finito, noi ci alleniamo per vincere tutte le partite, perché rappresentiamo una città e una piazza importante, quindi non succederà mai che si molla o che si indietreggia, assolutamente. Grazie mille. Bogdan, se a questo punto andassimo ad analizzare gli intieri 90 minuti di gioco, lei ha detto poc'anzi che si assume direttamente le proprie responsabilità. Dove realmente ha sbagliato? Nella scelta degli uomini? No, assolutamente sono convinto di che hanno giocato i giocatori che dovevano giocare, no? Certo. Non è quello. Mi devo assumere le responsabilità, perché la squadra ha commesso tantissimi errori individuali i primi minuti, e quello più che il Chieti ci ha messo... C'è stata quella sorta di omogeneità tra i reparti. Sì, no, ci siamo, ma no, non riuscivamo a palleggiare stretti come abbiamo sempre fatti, non riuscivamo a costruire il gioco, ma più delle volte, più per quello che ha costruito il Chieti e per quello che noi abbiamo sbagliato. Ma assolutamente, abbiamo commesso tantissimi errori individuali che ci hanno fatto perdere l'autostima, quindi ecco, se devo recriminare qualcosa alla squadra è questo fatto di rimanere fermi sull'errore, quindi e non riprovare ancora. Una cosa adrenalinica, quello ritorno di rabbia, no? Sì, diciamo, si può chiamare in tanti modi. Io credo che la squadra sia rimasta negli errori, questo è l'errore più grande che può fare una squadra di calcio. Mister, si può dire che la grande delusione, non che si può fare scatto vinci, che tante volte ha risolto i problemi dell'Aquila in zona gol? Ma io non posso dire che un problema sia stato Michiché, di sicuro noi... Una delusione maggiore rispetto alle prove individuali degli altri?
Ma la squadra il primo tempo non ha proposto il calcio che doveva fare, quindi cercare Michiché con i pali lunghi, con i palloni lunghi, scusate, è difficile, quindi non posso. Di sicuro la palla lui l'ha avuta, non è riuscito a metterla dentro, quindi sicuramente era quello che noi cercavamo. Noi quell'azione là l'abbiamo riconosciuta per quello che abbiamo fatto tutta la settimana, quindi è mancato il guizzo lì. Se la partita si metteva 1-0 sicuramente doveva capitare dopo quello che io avevo pensato, insomma. La palla finita in un angolo sul finire del primo tempo. Esatto. Quella lì. Esatto. Siamo andati a giocare l'uno contro uno con il centrale esterno di sinistra, con il braccetto di sinistra loro, da lì è venuta quell'azione. Sì, per Michiché. Della palla gol, però non mi sento di colpevolizzare Michiché. Mister, allora ha detto troppo sugli esterni con le noci moscianesi, tant'è vero che poi lei ha deciso di sostituirli con Dercole e Fonti. Sì, sono due ragazzi che hanno delle qualità importanti, sono giovani e forse oggi hanno sofferto tantissimo l'ambiente, la partita, quindi non sono riusciti a riprendersi e questo è stato uno dei nostri problemi sicuramente più grandi, perché dopo facevamo fatica ad andare subito su di loro e la partita l'avevamo preparata lì. Loro dovevano solo riconoscere chi andava sui terzini, si andava all'interno del centrocampo o il quinto, e in funzione di quello noi avremmo costruito la nostra manovra, insomma. Con quale umore l'albero andrà al De Marzi? Ma sicuramente oggi, per quanto mi riguarda, siamo molto molto delusi, ma ripeto, siccome rappresentiamo una piazza importante, noi dobbiamo fare in modo di arrivare ad Avezzano e fare una partita all'altezza dell'Aquila. Mister, le posso fare l'ultimissima? Secondo lei questa prestazione potrebbe far cambiare idea anche alla dirigenza sul futuro allenatore dell'Aquila? È una domanda che dovresti fare alla dirigenza. Lei però se la sente di continuare? Io finché sono l'allenatore dell'Aquila mi la sento assolutamente, ma figuriamoci.